Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, non ci posso credere. Avrete già letto benissimo dal titolo quello che sto per andare a fare. E ragazzi, sono super super esaltato. Sì, sto per comprare il nuovissimo iPhone 12 Pro Max, ragazzi e ragazze. E quindi volevo portarvi con me in tutte le fasi di, come dire, acquisto, poi che mi viene spedito tutto quanto, l'unboxing, quindi vi farò vedere tutto. Per quello ci saranno più pezzi di giorni diversi, perché ovviamente mi arriverà per posta. Ok, quindi io sono qui, nuova, anche nuovo sfondo, perché sono seduta alla mia scrivania, qua davanti c'ho il mio computer, che vi faccio vedere, e quindi adesso andremo all'acquisto insieme. Non vedo l'ora, anche perché, raga, l'hanno presentato ed è bellissimo. Ma prima di tutto, lanciamo la sigla. Bene, 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 rieccoci. Allora, apriamo il sito della Apple. Hanno presentato anche i nuovi Mac bellissimi, ma questo non ci interessa. Ok, iPhone 12 Pro, acquista. Adesso vi faccio vedere tutto quello che sto per andare a fare. Ok, bene, eccoci. Acquista iPhone 12 Pro. Allora, iPhone 12 Pro Max da 53,70€ al mese o 1.289€, display da 6,7 pollici, quindi Pro Max. Ragazzi, io ovviamente andrò sul colore oro, perché guardatelo, cioè è bellissimo. Cioè proprio è il telefono della mia vita, io aspettavo un telefono oro così da sempre. Io avevo il 6 oro, ma questo, raga, è bellissimo. Poi 128 giga, perché più grande non mi serve, nessun iPhone in permuta. Ah, e qui si va già direttamente al pagamento. Ora io faccio tutte le azioni di pagamento e ci vediamo fra poco. Molto bene ragazzi, allora io non vedo l'ora, vi dico che la consegna prevista più o meno è fra fra il 30 e il 7 dicembre, mi dice. Mi auguro che mi arrivi anche prima, perché può essere, però vabbè, purtroppo adesso dobbiamo aspettare, quindi noi ora ci vediamo il giorno che mi arriverà, così vi faccio vedere l'unboxing, lo spacchettiamo insieme. E ragazzi, non vedo l'ora, non vedo l'ora, sono troppo troppo felice. Allora ragazzi, purtroppo di queste clip devo farvi il voice over, perché l'audio era davvero pessimo, gracchiava tutto, non so come mai, quindi preferisco spiegarvi a voce con un voice over quello che ho fatto. Comunque il pacco è arrivato il 30 novembre, mi era stata posticipata la data di consegna addirittura al 9 dicembre, ma è arrivato prima. Sono stato felicissimo. Questo è il pacco, si presenta in questo modo, super imballato ovviamente, con questa plastica super stretta che teneva l'iPhone davvero immobile. Infatti ho dovuto usare le forbici per staccarlo, ed ecco qui il telefono, ovviamente con una ulteriore plastica intorno alla scatola, che ora andremo a rimuovere con questa linguetta che vi faccio vedere adesso. Eccola, che fa sì che il telefono si apra molto facilmente. Vi lascio alla mia reazione a caldo all'apertura. Ok, è il momento. Vado. No, vabbè. Oh mio Dio. No, raga. Come potete vedere la cornice, ragazzi, di questo oro luccicante, e io la amo, credetemi. Mentre il retro è di questo materiale satinato che al tatto è bellissimo, ma togliamo la pellicola davanti. No raga, non ci credo, cioè bellissimo. Poi, ok ragazzi, guardiamo cosa troviamo nella scatola oltre al telefono. Come sapete, quest'anno non c'è più la spina, come non ci sono più le cuffiette con il filo. Il nuovo cavetto ha una nuova entrata diversa da quella USB a cui siamo abituati. Non so dirvi il nome di questa entrata, ma è diversa, infatti serve un caricatore specifico. Nella bustina da parte invece troviamo i soliti accessori, ovvero la spinetta per togliere la SIM, varie schede con non so cosa ci sia scritto e il solito adesivo della Apple. Ora facciamo un confronto con il mio iPhone 8 Plus.
Per quanto riguarda il peso, è leggermente più leggero il 12 Pro Max rispetto al mio 8 Plus. Ora vi tolgo la cover anche per farvi vedere le differenze visive quali sono, e come potete vedere una delle più grandi differenze è la fotocamera. Nell'8 Plus abbiamo questa piccola fotocamera con due fotocamere, invece nel 12 Pro Max abbiamo addirittura tre fotocamere praticamente intere, con anche il grandangolo e un super zoom. Il retro, come vedete, è super diverso, perché quello dell'8 Plus era di vetro, invece questo del 12 è più satinato. Un altro cambiamento estetico è quello della mela, o meglio rispetto al mio 8 Plus. Come vedete, nell'8 Plus la mela è molto più spostata in alto verso la fotocamera, invece nel 12 Pro Max è praticamente centrale alla retro del telefono. Anche le scritte in basso che erano presenti sull'8 Plus nel 12 Pro Max non sono assolutamente presenti, è completamente pulito. Un'altra differenza è la grandezza, è leggermente più grande il 12 Pro Max rispetto all'8 Plus, quindi si parla comunque di telefoni già abbastanza grandi, ma ovviamente la forma è quella che cambia maggiormente, perché come potete vedere nell'8 Plus c'erano forme più arrotondate, ma anche la cornice, come vedete sul lato, quella dell'8 Plus era molto più rotonda, quella del 12 Pro Max è molto più squadrata. Uno dei cambiamenti ancora più grossi che avrò io è che nell'8 Plus avevo il Touch ID, nel 12 Pro Max avrò il Face ID, quindi mi dovrò abituare a non avere il tasto. E queste sono le differenze sostanziali, diciamo. Non si accende. Volevo già morire, come al solito non si accendeva. Adesso vediamo cosa appare. Hello! Ok raga, quindi adesso parte tutta la serie di impostazioni che devo fare. Qua adesso sì, esatto, passano tutti i vari ciao in tutte le lingue del mondo. Ora io lo sblocco, lo imposto e ve lo faccio vedere una volta effettuato l'accesso poi nella schermata home. A dopo! Ok ragazzi, finalmente eccoci, ce l'ho fatta dopo mille e mille peripezie, è pronto. Oddio, eccolo raga. Non ci posso credere. Non ci posso credere. E finalmente ragazzi siamo arrivati alla fine di questo interminabile video. Come potete vedere qui nelle mie mani ho il mio nuovissimo iPhone 12 Pro Max oro. E nulla, quindi eccolo qui. Spero che riusciate a vederlo, perché ho la ring light che fa riflesso. Ma comunque questo e il retro l'avete già visto nelle immagini precedenti, questo bordo oro ovviamente già svuncio perché l'ho usato. Oddio quanto è bello, adoro. Ovviamente ragazzi non starò a farvi dei paragoni tecnici con l'8 Plus o con altri telefoni, perché ovviamente non sono in grado, ci sono canali e video specializzati in questo, quindi andate a vedere quelli. Io l'unica cosa che posso farvi vedere è il motivo per cui ho comprato questo retro, oltre alla grandezza dello schermo, che ora vi sblocco per farvi capire, che è davvero gigante, ok? Che è il motivo per cui appunto ho comprato questo telefono. Il secondo motivo, che è quello fondamentale, il motivo per cui proprio ho scelto il Pro Max, è la fotocamera. Qui vi appariranno adesso delle immagini per vedere la netta differenza che c'è nella telecamera, ovviamente, dell'8 e quella del 12. La stessa cosa poi succederà con i video, ma questo lo vedrete voi dal prossimo Vlogmas, perché il Vlogmas che vedrete lunedì l'ho ancora registrato con l'8 Plus, invece dal lunedì prossimo, ancora quello dopo, ci saranno i vlog con il nuovissimo 12 Pro Max, ok? Prima di chiudere voglio spacchettare con voi due pacchettini, anzi uno l'ho già spacchettato, che è questa cover trasparente appunto per il 12 Pro Max, che però non mi piace assolutamente, anche perché qui è ruvida, non so, sentite? Non è liscia, ok, il dentro, ed è già sporca raga, cioè una notte praticamente è stata sul telefono e poi non si allinea perfettamente sul telefono. Quindi io già preventivamente raga, li ho presi ancora prima che mi arrivassero il telefono, ne ho presa un'altra però su Amazon, che ora apro con voi. La vediamo subito se è migliore ovviamente di quella lì. Allora, ho già qui, abbiamo una scatoletta un po' più carina, perché in teoria qua dovrebbe esserci anche, non mi ricordo se due o tre vetri dell'iPhone. Io per ora non lo metto, se poi deciderò di metterlo lo vedrete in qualche vlogmas più avanti.
Abbiamo all'interno i vari vetri e questa è la cover. Poi ci sono tipo tutte le spugnette, quelli per pulire il vostro vetro prima, eccetera, eccetera. Ora fatemi togliere la carta. Ecco qui la cover. Molto, molto più bella già, devo dire. Proviamola subito. Ok. Oh, questa si allinea perfettamente. Oh, così fa vedere anche la mela. Top! Eccola qui. Raga, il dietro è satinato, non potete capire al tatto quanto è bello. Infatti mi dispiace mettere la cover perché toccare questa parte dietro è bellissima. L'ho presa trasparente perché ovviamente vorrei che si vedesse appunto il colore del telefono, che è la cosa più bella a mio parere. Oh, questa si abbina perfettamente, devo dire. Perfetto! Ed è finalmente tutto, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù sotto nei commenti se anche voi avete acquistato il nuovissimo iPhone 12 nel tutte le sue varianti Pro, Pro Max, Mini o 12 normali. Fatemi sapere giù sotto anche se vi piace il colore. Io l'ho voluto prendere perché c'è questo oro. È proprio l'oro che ho sempre sognato in un telefono. Bellissimo. Mettetemi mi piace a questo video se vi piacciono un po' queste recensioni sugli acquisti un po' più così costosini, perché diciamolo, sono quelli un po' più costosini. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, è importantissimo. Seguitemi su tutti i social. Io come al solito vi mando un bacio enorme e ci vediamo lunedì con il secondo Vlogmas e poi venerdì prossimo con i soliti video e tutti i video di questo mese bellissimo. Io vi aspetto. Ciao!